Buongiorno a tutti, benvenuti su Let's Talk About, io sono Saga e in questo video vi parlo di una DeFi completamente folle che si chiama Wonderland. Vi spiego tutto dopo la sigla. Prima di iniziare questo video, come sempre, vi chiedo di lasciare un bel like sul video per aiutarmi a far crescere il canale, di iscrivervi al canale se non l'aveste fatto e premere anche sulla campanella così da essere aggiornati appena pubblicherò un nuovo video. Che cos'è intanto Wonderland? Wonderland è una DeFi, quindi alto rischio, alto guadagno, sempre lì siamo. Perché è folle? Perché le API di questo servizio sono fuori di testa. Ve le faccio vedere dopo sul computer. Si varia intorno al 70.000% annuo, qualcosa di veramente fuori di testa. E ovvio, ragazzi, come sempre, questi video non sono assolutamente consigli finanziari. Io non vi sto consigliando di prendere i vostri soldi e buttarli su Wonderland. Io vi faccio vedere semplicemente come funziona, perché io ci ho messo qualcosina, la sto provando e quindi vi porto semplicemente la mia esperienza in video. Non vi sto assolutamente consigliando nulla. Lo faccio semplicemente per informazione. Ora vi mostro il sito, come funziona tutto quanto. Una volta scritto è davvero tutto semplice. L'unica parte un pelino più difficile è proprio entrare nel progetto e per fare questo ovviamente ci sposteremo sul PC. Seguitemi. Ed eccoci qua davanti al nostro computer con la nostra interfaccia di Wonderland. E ora pian piano proverò a spiegarvi tutto. Intanto da questa interfaccia vediamo subito l'API di quanto è. Un numero veramente assurdo, in questo momento 81.180%, è fuori di testa, è stato anche sui 70, poi magari risale sugli 80, oscilla un po' dai 70.000 agli 80.000%, è comunque folle. Allora, intanto, come funziona questa cosa? Perché arriviamo a questa percentuale? Ecco, allora, ci sono tre fasi su Wonderland, ok? Due di queste fasi fanno sì che il sistema funzioni e salga. Invece una di queste tre fasi fa sì che il sistema scenda, ovvero si possono fare appunto tre cose. Prima cosa è mettere in staking Time. Time è il loro token, la loro criptomoneta, diciamo. La seconda cosa è mintarla e la terza cosa è prelevare. Allora, se noi mettiamo in staking Time, noi facciamo salire la piattaforma. Se noi invece andiamo a mintare, la facciamo sì salire, comunque in modo meno efficiente rispetto a fare lo staking. Se ne andiamo a prelevare, invece la piattaforma ovviamente scende. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui tutti andranno a prelevare, il gioco finisce. Ok? Quindi per mantenere il gioco, che cosa bisogna fare? Bisogna mettere in staking i propri time e fare dei prelievi contenuti. Quindi fare prelievi per rientrare di quanto speso, prelievi per avere una rendita magari mensile o bimensile o come vi pare, ma lasciare la maggior parte del vostro capitale in staking in modo da poter continuare a salire in modo esponenziale, perché dopo vi farò vedere quanto sale il tutto. Partiamo però dalle basi, ovvero come si fa a partecipare al programma. Vi serve MetaMask, quindi dovete installarvi MetaMask. Per chi non conoscesse questo add-on di Chrome, vi consiglio assolutamente di guardarvi una guida su MetaMask. Detto questo, una volta installato MetaMask, questo wallet gira su piattaforma Ethereum. Voi invece per entrare dentro Wonderland dovrete usare Avalanche. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovrete aggiungere Avalanche a MetaMask. Come fare? Semplicissimo. Cercate su Google come aggiungere Avalanche a MetaMask e troverete questa pagina qua dove vi spiega passo a passo come andare a inserire la blockchain di Avalanche dentro MetaMask. È una cosa molto semplice, ci metterete nulla. Non vi faccio anche la guida di questo, sennò davvero questo video dura un casino. Ci sono video apposta o appunto guide web apposta per aggiungervi il vostro Avalanche al MetaMask, così non andiamo a perdere tempo inutilmente qua. Una volta che voi avrete aggiunto MetaMask ad Avalanche, dovete semplicemente portare degli Avalanche su MetaMask. Come fare? Potete usare qualsiasi wallet, quindi che sia Binance, che sia Crypto.com, che sia Coinbase, quello che vi pare, e trasferire sull'indirizzo di MetaMask questi Avalanche. Fatto questo, dobbiamo ottenere i time. Come fare per ottenere i time? Ci sono due modi, uno un pochino più complesso e uno semplicissimo. Io vi faccio vedere quello semplicissimo, ma vi accenno quello complesso. Quello più complesso appunto è mintare. Se noi mintiamo, possiamo ottenere time con AVAX. La seconda scelta è comprarlo. Diciamo che comprarlo è quella un pochino più veloce, ma che magari all'inizio rende un pelino di meno, perché ci andiamo a giocare questa rendita qua.
Ma per come la vedo io, chi se ne frega perché noi tanto puntiamo a questa rendita qua, noi puntiamo allo staking. Quindi, una volta che abbiamo i nostri Avalanche su MetaMask, che cosa dobbiamo fare? Andiamo su Trader Joe. Trader Joe è un sito semplicissimo per chi non lo conosce, che ci permette appunto di swappare una coin con un'altra usando MetaMask. Semplicissimo. Quindi noi qua andremo a mettere AVAX qua sopra e Time qua sotto. Basta scrivere Time, lo troverete, è l'unica, quindi non potete sbagliarvi. Metteremo quanti Avalanche vogliamo trasformare, ovviamente si attacca a MetaMask in automatico, vi basterà inserire la password del vostro MetaMask. Come vedete qua mi dà un bilancio mio che è quasi a zero perché io ho già fatto tutto quanto. Ecco, cosa importantissima, tenetevi sempre su MetaMask qualcosina di AVAX per pagarvi le commissioni di vari passaggi, se no siete fregati, ve lo dico perché mi è successo a me. Praticamente mi sono ritrovato a dover mettere poi i time in staking che costa qualche centesimo di AVAX. Io li ho messi tutti e quindi ho dovuto fare un secondo versamento piccolissimo in AVAX su MetaMask per poter fare le operazioni. Detto questo, comunque, mettiamo quanti AVAX vogliamo girare in time e abbiamo i nostri time. Quindi passaggio molto semplice, ve lo ricapitolo da capo. Dal wallet che avete voi trasferite gli AVAX su MetaMask con l'indirizzo che prenderete da MetaMask. Una volta che avete gli AVAX in MetaMask, da Trader Joe portate gli AVAX in Time. Una volta che ne abbiamo i nostri Time, il gioco è praticamente fatto. Dovremo semplicemente tornare su Wonderland, andremo su Stake e qua metteremo quanti Time vogliamo mettere in Stake. Premeremo Max, ovviamente a me segna 0 perché l'ho già fatto, e i Time verranno trasformati in Memo. Farà tutto in automatico premendo il tasto Stake Time. Che cosa sono i Memo? I Memo è la forma praticamente in staking del time, quindi vi fa una conversione in automatica. Fatto questo, voi non dovrete più fare nulla. Come funziona la rendita? La rendita viene calcolata ogni 8 ore. E infatti noi da qua sotto vedremo che ogni 8 ore noi riceveremo lo 0,61% sul nostro capitale messo in staking, che il mio in questo caso è questo. E ogni 5 giorni matureremo il 9,61 circa. Viene tutto fatto in automatico anche l'interesse composto. Noi dovremo proprio fare un deposita e dimentica. Quindi mettiamo qua in stake la roba e la lasciamo lì. Sotto c'è un calcolatore molto utile per farci capire bene come funziona questa rendita esponenziale. Allora, calcolatore, ecco qua. Qua vi fa vedere come siete messi al momento e andando avanti con la freccina vi fa vedere come maturerà la cosa. Faccio una piccola premessa: io mi sono beccato subito un dump sui denti perché ho comprato time a un prezzo e poi il time è crollato abbastanza, quindi ci ho già perso subito perché mi sono preso un dump. Ma non è importante. Non fissatevi sul valore di time, proprio perché adesso vi faccio vedere quanto il valore di time sia abbastanza relativo. Questo è un investimento che deve andare per forza a lungo termine perché cresce con una curva esponenziale pazzesca e diciamo che se time sale o scende a voi ve ne frega poco. È ovvio che se sale ancora meglio, ma se scende non fate una tragedia. Ora vi faccio vedere perché. Guardate bene, siamo a 293 dollari e mi dice che dopo un giorno i miei 293 dollari diventeranno 298. Questo chiaramente su questo prezzo di time. Ovvio che se time sale, questa cifra sale, di conseguenza sale anche questa. Se time scende, questa cifra scende, di conseguenza sale anche questa. Ma guardate un po' cosa succede. Se io mi alzo, ad esempio, a 10 giorni, ecco che i miei 293 dollari sono già diventati 352 dollari. Proviamo a fare 20 giorni. Fate attenzione. 20 giorni, ecco che a 293 dollari diventano 423 dollari. E qua già si comincia a capire che il sistema cresce in maniera assurda, proprio perché continuerete a prendere gli interessi che vi ho fatto vedere prima, ma di ciò che la cifra è diventata, quindi andrete a sfruttare l'interesse composto in una maniera folle. Vediamo cosa succede dopo 2 mesi. Ecco qua, 60 giorni. I miei 293 dollari saranno diventati 881 dollari. Rendetevi conto del potenziale di questa cosa, eh? E chiaramente l'interesse poi andrà a lavorare su questi 881 dollari. Quindi la cosa diventerà sempre, sempre, sempre più assurda. Proviamo a tirare avanti di qualche mese. Metà anno, dai, andiamo a metà anno direttamente. Più o meno qua. 293 dollari che diventano 6.882 dollari in metà anno. Folle, eh? Proviamo a fare tutto l'anno.
in un anno intero, se il sistema dovesse mai reggere un anno, la cifra ve la lascio leggere voi. Leggete la cifra, che cosa 293 dollari sono diventati. Allora, secondo me non ci arriveremo mai. Io dubito fortemente che questa cosa possa durare un anno e dubito fortemente che una persona con 300 dollari possa arrivare a questa cifra. Io il progetto ve l'ho fatto vedere. Si parla di una DeFi ad altissimo rischio. Quindi può morire domani, ok? Come può durare mesi? È chiaro che se dura mesi, voi vi fate i soldoni. Fate solo anche un 100 giorni. 100 giorni, rifacciamo un altro calcoletto. Dai, voglio fare il 100 preciso. Ok, 100 giorni. Fate comunque 1836 euro con 293 euro investiti. Quindi comunque durasse anche solo un 3 mesi, vi fate i soldoni. Ripeto, DeFi, altissima rendita, altissimo rischio. Può crollare tutto domani. Fate i bravi, non metteteci i soldoni. Metteteci quella cifretta che non vi frega nulla di perdere. Vedetela come una scommessa, come sto andando al casinò. Quanto mi porterei dietro al casinò? 50 euro? 100 euro? 300 euro? 1000 euro? A seconda delle vostre tasche, insomma. Mettete una cifra che siete disposti a perdere domani. Se vi va bene, vi fate i soldoni e vi va benissimo. Se vi va male, perdete quella cifra che dite, peccato, è andata male. Quindi non andate, fate i bravi, non andate a buttare i soldoni sopra. Ci sono un sacco di altri modi per investire, ve ne ho fatti vedere parecchi negli altri video. Questo è sicuramente il più rischioso che io conosco, ma è il più redditizio. Come sempre, ne approfitto anche per ricordarvi che questi non sono assolutamente consigli finanziari. Io semplicemente vi porto quello che io ho conosciuto, quello che io magari sto provando. Certi progetti io neanche ci sono dentro, magari ve li porto perché li ho guardati, li ho studiati, ho sentito pareri e ve li faccio vedere. In questo caso io un qualcosina ci ho messo perché, come potete vedere, ci ho messo una cifra molto piccola, una cifra che se la perdo non è una disgrazia, insomma, è chiaro che io lo faccio per non perderci, lo faccio per cercare di guadagnarci. Se però va male, no, non devo sbattermi la testa contro il muro, insomma. E questo è quello che io posso consigliarvi da persona che, come voi, sta guardando questo progetto davanti a un monitor. Chiaramente, quando cominciate ad avere una cifra interessante e volete magari prelevarci qualcosina, anche solo per rientrare della spesa, è tutto molto semplice, basta fare tutto al contrario. Quindi andate su stake, mettete unstake, invece di stare su stake andate su unstake, mettete quanti memo volete far tornare time, e dopodiché premete approva. Vi ritroverete i memo tornare in time. Andate di nuovo su Trader Joe. Invertite qua sopra, chiaramente metterete time qua sopra e AVAX sotto. E andrete a convertire i vostri time in AVAX che arriveranno chiaramente nel MetaMask. Una volta che gli AVAX sono dentro MetaMask, andrete a ritrasferirli nel vostro wallet. Vi ripeto, se voi buttate dei soldi dentro Wonderle e poi andate a riprelevarli tutti, il sistema muore. Quindi non ha senso. Fate questa cosa se avete intenzione di utilizzarla. Quindi non dico di non prelevare, ovviamente. A parer mio, dovete prima aspettare e maturare, perché non ha senso. Nel senso, vi faccio vedere il calcolatore, giusto perché vi entri bene in testa. Lasciare qua i soldi un paio di giorni non ha davvero senso, ok? È una cosa che cresce in modo esponenziale, quindi dovete farlo se avete intenzione di lasciare i vostri soldi a lungo termine. Poi è chiaro che se una volta che siete lì, dopo 3 mesi, volete recuperarvi almeno il vostro investito, ma lo potete anche fare. A parer mio, conviene davvero lasciarla lì proprio come scommessa e quando il sistema magari sta per crollare, a sto punto ritirare tutto, quindi magari starci un po' dietro. Questo è quello che farei io ed è quello che farò io. Poi ognuno faccia un po' quello che ritiene giusto. E per questo video è tutto. Come vedete, se voi sapete già usare MetaMask, è tutta una fesseria perché è davvero molto molto semplice. Se non sapete usare MetaMask, dovete completare il passaggio imparando a usare MetaMask. Ma ci sono mille guide che ve lo spiegano nel dettaglio, quindi non vi preoccupate per questo. Spero che vi sia piaciuto questo video, spero che vi sia stato utile. Come sempre vi richiedo di lasciare un bel like per aiutarmi a fare crescere il canale e se non l'avete già fatto ovviamente anche di iscrivervi al canale e premere anche sulla campanella. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.